Radio Yes, la radio della città di Roma. Oh, eccolo qui. Digressione che poi è nota, che introduce e presenta l'amico e ospite prossimo. Tutto Beceré, tutto pecoreccio, no? Nel rispetto assoluto per quella che è l'opera di Don Gallo, che sarà il nostro ospite, ci mancherebbe, però come sputtanano questi nomi, come se li vendono, se li appropriano. Ma uno come Rosario Marciano, che parla di sce chimiche da anni, si è dedicato una vita e prima o poi, mi auguro di no, ma rischia di fare una brutta fine. No, mi auguro, non la farà, non la farà. È con noi Rosario. Rosario, buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno. E grazie Rosario, come sempre, grazie per la tua disponibilità. No, io dico grazie a te, grazie alla redazione per avermi dato la possibilità ancora una volta di scambiare due parole e di informare i lettori su quanto sta avvenendo in questi giorni. Grazie. Ti lascio subito la parola, Rosario, cosa sta accadendo? Dovrei riassumere brevemente. In pratica, aggiornandoti rispetto alla mail che ti avevo mandato, ho avuto informazione alla fine certa, finalmente le notifiche sono arrivate tutte, che i procedimenti nei confronti di chi parla sono due. Sono partiti tutti e due lo stesso giorno, pur essendo arrivati da due PM diversi. Le parti offese sono due noti disinformatori che sono coordinati ormai dal 2005 insieme ad altri personaggi che sono ormai un centinaio. E appunto, paradossalmente, questi disinformatori che da anni hanno dedicato interi blog, forum e discussioni, una la sto leggendo ancora adesso fresca, per screditare, diffamare, calunniare il sottoscritto, sono diventate persone offese e l'indagato sono io. Quindi in uno dei due procedimenti era stata richiesta l'archiviazione e la parte, tra virgolette, offesa si è immediatamente opposta, perché ha avuto comunicazione, al contrario di quanto è successo con me, che ho almeno 7 denunce forte nei confronti di questi signori, ma non è mai successo niente, mentre nell'altra il PM ha deciso, non so in base alla conclusione di quale indagine, di procedere. E questo è il sunto, diciamo, in maniera molto veloce. Io però sono di parte, Rosario, quindi è una macchinazione, sei una vittima. Il problema è un altro, il problema è sempre riprendere quello che hai prodotto in questi anni in termini di letteratura, in termini di offerta alla nostra conoscenza e sì, confrontarlo in un ambito assolutamente scientifico. Esatto, guarda, io posso dirti una cosa, ho sempre ribadito il fatto che la personalizzazione in queste vicende è estremamente deleteria per due motivi. Primo, perché una sola persona o poche persone non possono fare quanto possono fare un gruppo di persone, sia nella ricerca sia nella divulgazione. E soprattutto perché se esiste una personalizzazione rispetto ad un argomento, e pare che in Italia dire scie chimiche e dire Straker o Rosario Marciano sia la stessa cosa, è alquanto sbagliato, diventa un'arma a doppio taglio, diventa un boomerang, perché se si colpisce quella singola persona si fa sì che l'argomento venga completamente dimenticato. Tant'è che ieri ho pubblicato, come raramente faccio perché i commenti di stalking sul blog sono sempre decine al giorno, ho pubblicato il commento di un geologo il quale, lo leggo subito, dice: olè, ora il forum è pulito, si riferisce al proprio forum, non c'è più motivo di avere paura di malware o altro, e poi questo blog, si riferisce a tankerenemy.com, verrà finalmente chiuso e Straker non potrà più scrivere di scie chimiche, almeno lo speriamo, ciao. Questo è il tono, diciamo, l'intenzione non è tanto processare il sottoscritto perché ha commesso un reato, lì bisognerà vedere, perché poi le accuse sono diffamazione e stalking, e se non ci fosse da piangere mi verrebbe da ridere. La vera intenzione sarebbe stata, diciamo, nei pensieri di queste persone, quella di mettermi una buona volta a tacere, o forse penso io di mettermi in condizioni di avere un po' di paura di queste situazioni e quindi di tirarmi finalmente indietro.
cosa che comunque non farò. Beh, ma questa è la cosa. Ma comunque sia, voglio dire, anche grazie alla tua opera sono stati poi parecchi che hanno aperto siti, hanno portato alla luce questo problema che, ricordiamo, nasce il passaparola proprio da internet. Guarda, Bruno ha scritto un messaggio, ha detto: io, se posso, chiedo scusa al dottor Marcianò, perché i primi tempi, sentendolo da voi, mi sembrava un complottista, un visionario, un folle. Giorno dopo giorno non faccio che reperire elementi che affermano quello che lui invece dice. Bruno, se no significa proprio negare l'evidenza. Allora, io i vaccini fanno male, punto di domanda, le scie chimiche cosa sono veramente? Confrontatevi con Marcianò, confrontatevi con i medici, confrontatevi con gli esperti. Sulle scie chimiche, Rosario Marcianò, pur non volendolo ovviamente, ma fortemente personalizzato questo impegno, perché è stato anche quello più facondo nell'opera, e più meritevole, tra l'altro, almeno in Italia, ma è un merito che si estende a livello internazionale, quello che ha Rosario. Ma Lucina Marchese è un'insegnante, la quale ha detto: io ho scritto alla segreteria del Presidente della Repubblica, perché sapete che le questioni militari spettano prioritariamente proprio al Capo dello Stato. E non è che gli hanno detto: dice un sacco di fesserie Marcianò e dice un sacco di fesserie lei, maestra o professoressa Lucina Marchese. Il problema è che è un segreto militare, c'è riservo militare su questa vicenda, e l'ha detta noi prendendo quella testimonianza abbiamo riscontrato che è così, punto. Beh, l'hanno detto anche comunque alti esponenti dell'aeronautica. Sì, lo dicono le persone oneste, lo dicono, Elena, non è questo il problema. Prego, Rosario, scusami. Le missioni ci sono state, a volte indirette, sì, sì, a volte più dirette. Recentemente un lettore ha contattato l'ENAV segnalando il suo volo a bassa quota di aerei sulla propria cittadina, e il responsabile ha risposto: sì, effettivamente ci sono aerei a 5.000 piedi, 5-6.000 piedi, e questi provengono dall'aeroporto tal dettagli e dall'aeroporto tal dettagli, quindi è normale che siano a bassa quota. Il fatto è che poi questo lettore intelligentemente ha contattato gli aeroporti che erano stati menzionati dal responsabile dell'ENAV, i quali hanno negato che vi siano velivoli che possano arrivare a quelle quote al di sopra di quella determinata cittadina, in quanto non vi sono rotte di volo o comunque corridoi di atterraggio o discesa. È una cosa che comunque è notoria, questa, chi studia il fenomeno. Esatto, però involontariamente il responsabile ENAV ha intanto ammesso che si tratta di aerei a bassa quota. Certo. E che quindi se rilasciano scie non saranno certo di condense. Certo. Nel contempo ha ingannato il lettore, perché ha dichiarato senza dubbio il falso, non essendovi riscontri, contattando gli aeroporti responsabili, gli scali intorno, e quindi chiaramente si tratta di un'ammissione, seppure non volontaria, non solo verso il volo di aerei a bassa quota, ma anche che ci nascondono qualche cosa, visto che sono costretti a mentire e a raccontare frottole ai cittadini che chiedono verità. Rosario, noi come sempre, quando vuoi, siamo dalla tua, siamo dalla parte di chi ha qualcosa da dire, soprattutto siamo da sempre, tifiamo per questo benedetto confronto. Intanto ti lascio con l'augurio di una serena giornata e complimenti per tutto quello che fai. Grazie. Grazie Rosario. Un abbraccio a Rosario Marcianò. Sembrava una leggenda metropolitana e invece era un segreto finalmente svelato. Riuscire a non far piovere là dove il cerimoniale entrerebbe in crisi, come ieri durante la festa per le celebrazioni del 9 maggio. Pioggia su Mosca, dicevano le previsioni, e invece nulla. Putin e i maggiorenti russi hanno potuto rimanere anche stavolta sulla Piazza Rossa senza ombrello, grazie a 12 aerei che hanno sorvolato il centro della capitale, scaricando sulle nuvole un composto fatto di azoto, iodio e argento, miscela non si sa quanto ecologica, ma efficace e soprattutto sperimentata. In un paese in cui i fenomeni atmosferici sono estremi, la pioggia può diventare un vero problema. Se ne resero conto anche i leader del G8 l'estate scorsa a San Pietroburgo. Pioggia ha dirotto ovunque, tranne che sulle loro teste. Radio Yes, la radio della città di Roma.